Come installare WhatsApp subito nella memoria esterna, nella micro SD. Per fare questa cosa non è difficile e lo scopriamo in questo tutorial di oggi. Buongiorno a tutti. Innanzitutto andiamo su Google, clicchiamo l'icona Google come ho fatto io or ora. A questo punto nel riquadro di ricerca io andrò a scrivere WhatsApp. Seguito dalla dicitura APK pure, APK pure, che sarebbe tradotto, o meglio detto in maniera giusta, APK pure. Ecco qua. Una volta scritto APK pure, ossia WhatsApp APK pure, vi appariranno diversi risultati. Voi dovete andare a cliccare il primo, che è WhatsApp APK per Android Download. Cliccate il primo. APK pure è un sito internet che vi consente di scaricare i file APK. In questo modo potete andare a installarli nel vostro telefono. Una volta aperta la pagina in questione del sito APK Pure con tanto di logo di WhatsApp sopra, un bel clic sul rettangolo di colore arancio, di colore verde intitolato Scarica APK, come sto facendo io ora. Ok? A questo punto aspettate qualche secondo e scorrete in basso fino ad arrivare di nuovo alla dicitura Scarica APK con tanto di dimensioni del file. Quindi sempre il rettangolo verde, cliccate sul rettangolo verde. Vi uscirà fuori un messaggio: questo file potenziale al tuo telefono, scaricate lo stesso, non vi preoccupate, perché APK Pure vi ricordo che è un sito internet abbastanza, o meglio molto molto buono e sicuro al 100%, ve lo posso garantire. Ok? Una volta scaricato mi arriverà l'avviso acustico, come or ora vi ho detto. Clicco nel file in questione, installare questa applicazione WhatsApp, certo, quindi cliccherò sulla dicitura intitolata Installa. Ecco qua. Aspettate il tempo necessario affinché l'applicazione venga ad essere installata nel vostro telefono, nel vostro smartphone. Ci metterà un po' di tempo a seconda di quanto è veloce il vostro telefono, a seconda di quanta memoria RAM ha possiede il vostro telefono. Fatto, applicazione installata, fine. Un bel clic su fine. Adesso chiudo il mio bel Google e vado a vedere, tengo premuto il pulsante WhatsApp e vado a cliccare sulla dicitura informazioni app, come sto facendo io ora. A questo punto controllo dove sta, ecco qua, vedete? Infatti avevo ragione, spazio di archiviazione cache, o meglio cache, memoria esterna. Finalmente ho installato WhatsApp nella memoria esterna, vedete? Posso anche cambiare, posso anche andare a mettere la memoria interna, ma non mi conviene perché ho una bella memoria esterna, grossa, grande, e quindi preferisco di gran lunga utilizzare la memoria esterna. Bene, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti per la gentile visione di questo video, spero di essere stato chiaro con voi. Ciao!